Gustin che faceva il casin che il gracchieva. Beda fa il Gustin, ha un fatut per disper. Certe volte la posta d'un sagna, anche a te d'un la met. L'altra sera ho mangiato, ho pepato e ho provato dolore. E al mattino ho deciso di farmi vedere dal dottore. L'altra sera eva sete con Gaudio, sono andato da Claudio. Sì, da Claudio. Ma la Juve va perse, l'aveva la luna attraverso. Sì, un pernet e il madit che appavia incantet. Che appavia incantato, gli abbiamo anche detto che incantato. Ogni mamma va di cosa aspettata fa gli sciapetti. Gli sciapetti. 40 anni ormai tu rischi di entrare nei frati. Sì, nei frati. Taglio classico, lunghi sopra e corti sotto, va bene? Bene, va, no. Mauro, ti ha giocato i cavalli? Ho giocato, ho vinto 100.000. Tetti frai! Oh, io so fa, io so che numero devo giocare, io mando. Scusa un attimo. Vai. Pronti? Come? Mario, Luigi, l'agenzia. Io sono Bauro il barbiere.
quello che fa tutto, tranne il suo mestiere, chiaramente. Ah, buongiorno, io ho chiamato, ho bisogno di una casa per agosto, che qua giù in Romagna si schiappa dal caldo. Io ho per le mani una bella villona Santa Rita, bellissima, si intende? Quanti siete in famiglia? Ah, noi siamo in quattro, meno, ma siamo in quattro. No, la casa che fa per voi è bella, bellissima, 8 stanze, giardino, e poi conosco il padrone, sa, gli ho appena venduto una bicicletta, il prezzo è interessante. E quant'è? Ah, 4 milioni per un mese. Quanto? 4 milioni? No, è troppo, voglio qualcosa di più economico io. Allora ci avrei un'altra villetta, sempre bellissima, perché è la mia. È su al villaggio del lago. Non è molto grande, però per 4 diciamo che basta, via. Sì, però al lago non c'è la piscina. Come c'è la piscina? C'è qui lassù dell'albergo, no? Tanto io conosco il padrone, gli ho appena venduto una bella chitarra. Non si preoccupi, ci mettiamo d'accordo. Ma va bene, ma quanto costa quella? Ti posso fare, guarda, 2,5 milioni perché conosco il padrone, gli ho appena venduto una racchetta, proprio ieri. Mamma mia, che prezzi? No, costa troppo. Come costa troppo? Ma allora te tu hai una casa fresca e spenda poco. Eh sì, più o meno è quella. Guarda, ho quel che fa per te. Un monolocale tutto in roccia viva, rustico e sempre fresco. Bello, sì, ecco, quello è un bel posto. Fuori un posto tranquillo, è vicino a un castello. Ah, bello, ma è lontano dal paese o...? No, è sulla panoramica, 0,5 chilometri dal paese più o meno. Te lo posso dare, guarda, per 500.000. Perché? Conoscete il padrone? Ancora non ho avuto modo di vendere e di conoscerlo, però penso di avere il piacere. Beh, da poco. Allora va bene, possiamo... quanto possiamo venire su? Anche domani, ve lo libero subito, non c'è problema, guarda. Ok, allora ci sentiamo. Sì, la casa è subito pronta per voi. Va benissimo. Ok, arrivederci. Arrivederci. Scusa, sai com'è, affari sono affari. Niente. Ma sta a sentire, ma posso dire che il locale rustico, ma sono mica qui due letti gemelli. Quali? Qui due lassù? No, ma qui insomma 2,5 milioni almeno, eh? E allora qual è? La grotta del diavolo, no? La grotta del diavolo. De Mauro, papà la finanza. La testa. Ah, sei in affitto! Sei in affitto? No. Come in affitto? A tua ditta sei in affitto! Non capite, in affitto, ma cos c'entra che roba lì cima? Cos c'entra? Ah, ma io mica sono un po' sciden come te! Ah, lui ha la casa, l'hai pusso di mezzo, il terreno! Ah, ma io sono parete, a sei in affitto! Io non riesci a capire, in affitto... Allora, cosa c'entra? C'entra! Io ho votato Mauro Baldozzi! È l'ampione, è l'ampione! Oh. Allora, questa roba non riesco a capire. Spiegami meglio, ma cosa c'entra? Che roba? Ma cosa c'entra? Cosa che c'ho scritto io qui? Cuion? Ah, ne so! Tutto è che ha dato il voto a Mauro Baldacci e ha avuto il lampione sotto a casa! Oh, il voto è andato anche io! Oh! E io gli ho dato il voto! Ho detto, no! E mo perché sono in affitti, il voto è andato del lampione! Se tu me lo metti avanti a casa, nella mia, al vaccino alla testa! Sì? Oh! Io il mio voto però, a lui, sta più tranquillo che per un roba ci agni l'ho dato. Perché te tu l'hai votato, ma avrò Baldacci? Ah no, io il mio voto l'ho dato, ma la Paola Tinti. Noi Massimo Fioldedo Molla Maria Imbernacchioni. Miseria! Per fortuna
Guarda che basta una crocetta che se tutti no, stava andata lì dentro. Primo, sta a sentire, sta a sentire. Lì è una personcina seria. Sti robi che chi, lì li fa. Se tu hai la luce, tocca pagarla. E come tocca pagarla? Ma voilà, da sta a sentire quel che dice, te la lascia perdere. Tocca votare Mauro Baldazzo. Sta a sentire. Lunedì mattina, sono andato giù al mercatino, no, a Pietra, no? Al mercato. Allora ero lì che giravo, stavo per tornare a casa, a un certo punto vado alla macchina e la incontro. Posta allora mi si è messa lì a spiegare qua il programma, una cosa, un'altra, mi ha fatto un gran discorso. Un discorso, e non ho capito niente. Ma infatti, ma si vede. Però sono fatto scrivere. Sì, me lo sono fatto scrivere. E perché dopo a casa con calma lo leggevo, no? Ma porto con questa è una multa. Ma no, io non vedo. Ma non vedo sotto il mio più. Ma non vedo sotto il mio più. 100.000 diventi multa. Io credevo che era una personcina seria, ma... Il nostro le 9. Ma ci hai messo un sacco di tempo, come andate? È stato traffico? No, è andata bene, ci ho messo 3 ore perché sai, la mia macchina insomma, va abbastanza, mi dà soddisfazioni. Te piuttosto, gira ancora con la scodaccia? Perché miseria, ho fatto la revisione a destra, Franco, ho tanti 2 anni devo andare bene ancora. Giusto, sarebbe ora di cambiarla. Io vorrei cambiare, ma ci vogliono un po' troppi soldi. Poi, senti, devo mantenere anche la moto. Sai, piuttosto, non ti farebbe comodo una moto anche a te lì a Milano, per Milano? Ragione, ci vorrebbe uno scooterino lì a Milano, con il traffico. Però ci vorrebbe da fare, insomma, non so. Attenzione, sono Mauro al trafficone. Ho un affare per ogni occasione. Appoggio, capra che pisa, com'è? Te, Danilo... Col lavoro che fai ci vuole una macchina che ti dia un po' di prestigio, ci vuole una bella Mercedes dell'84, 200.000 chilometri, no? Ma cosa è no? Questo che è una macchina che ti fa altri 200.000 chilometri senza toccare il motore, 7 milioni. È un affare, dai. Fare un po' caro, 8 milioni, dai, 9 milioni, vabbè. 10 milioni ti porto un conto, E te, Antonello, cosa vuoi scooterare? A te ci vuole un 48 Milani che, a Milano c'è il suo bello, te lo vendo per 400.000. Sei convinto? Ti convinco? Va bene, dai, 600.000 va bene. Dai, 600.000, va bene? Vabbè. 600.000, andate. Va bene. Sono Mauro al barbiere tutto fare, pronto per una nuova missione. A me mi dà l'idea che sono toccando tutte le ore. L'anno scorso ho fatto una fatica che mai, fai Maxi, va. Ed eccovi le prime notizie di questo nuovo TC. DC. TC. Dopo la missione nell'ex Jugoslavia per dirimere la controversia tra serbi e l'UCK, perché per quel che riguarda la sovranità sul Kosovo, le forze dell'ONU sbarcano a Villa Grande. L'intervento si è reso necessario visto l'insostenibile livello ormai raggiunto dal conflitto per la spartizione dell'AIA in via della Chiesa. Al loro arrivo i caschi blu
hanno purtroppo trovato fosse comuni, scusate, fogne comuni, ed hanno provveduto allo sminamento, scusate, allo smerdamento del territorio. Gli 007 di Telamarakmand hanno saputo che Mauro Baldacci è stato eletto presidente del parco Sasso Simone e Simoncello. E visto che finora non abbiamo visto niente, ora che il nostro sindaco è diventato presidente del parco, speriamo che oltre ai 4 cartelli e qualche roccia arrivi anche qualche soldo. L'amministrazione comunale ha finalmente deciso di terminare la nuova sala comunale. Sembra tuttavia che alla base di questa decisione vi sia la volontà di fare una nuova sala d'aspetto per il dottor Donati. A proposito di sala d'aspetto, prima dell'ultimazione della nuova sala, il dottor Donati, per migliorare il servizio agli ammalati del nostro comune, sempre nella vecchia sala d'aspetto, creerà una sala operatoria, una sala parto, un reparto radiologia, una sala ecografica, un consultorio familiare, un RSA, una sala prelievi, un istituto di bellezza e una sala termale. E se rimarrà ancora qualche centimetro quadrato libero, anche una sala caffè che cederà in uso gratuito alla Lorenzina. E ora Telamarakmand prevede il futuro. Infatti, se non si prenderanno presto provvedimenti, a breve termine il telegiornale di Telamarakmand leggerà questa notizia: è caduto il monumento ai caduti. Dopo che la dottoressa Tinti Paolo Imbernacchioni ha presentato come capogruppo della minoranza un'infinità di interrogazioni a cui esigeva risposte scritte, anche il marito Massimo Bernacchioni è stato visto comprare della carta intestata. Vorrà adeguarsi anche lui rispondendo in forma scritta alla consorte Tinti Paola? Adesso un'altra notizia politica. Continua l'opera del sindaco Mauro Baldacci nel cercare una degna collocazione ai 4 consiglieri della maggioranza esclusi dal consiglio comunale, perché non eletti all'elezione del 13 giugno. Il Benzialdo è stato recuperato in ambito edilizio. Mazzoli Stefania è stata nominata presidente della biblioteca comunale, perché, come lo stesso Baldacci ha affermato, la biblioteca deve essere più prosperosa. Per la Spadoni Maria Grazia, visto che la sanità era già splendidamente curata dal dottor Donati, è stato riconfermato in sostituzione il marito. Mentre purtroppo è rimasta irrisolta la pratica di Guerra Gianni, perché mentre 4 anni fa per il Pescara Achille era stato creato l'assessorato alle acque, per il Guerra Gianni non è stato possibile creare l'assessorato ai vini. Sono state notate diverse analogie nelle vite professionali e private dei 2 autoriparatori di Villa Grande. Infatti, entrambi hanno 2 figli maschi, entrambi i figli lavorano con i padri, entrambi hanno nuove officine, entrambi fanno le revisioni, entrambi hanno una concessionaria auto. Però Magalotti ha fatto notare che rispetto a Severini ha qualcosa in più, la presenza quotidiana di Elio Lattanzi nella sua officina. Ma Severini ha detto che non è dispiaciuto per questo. L'altra sera un signore di Rimini, deciso a costruirsi una nuova casa in Villa Grande, si è presentato dal geometra Gallanti Davide. Quest'ultimo gli ha chiesto se al centro del lotto c'era almeno una quercia, dicendo: sa, ormai mi sono specializzato, se non ho vicino almeno una pianta non riesco più a prendere misure esatte. E poi un buon appoggio per la casa fa sempre comodo. Però il Galanti ha negato questa falsità, anzi ha affermato: se qualcuno mi eliminasse la quercia io sarei contento. Al che si è subito offerto volontario il consigliere comunale Rossi Gualberto. Adesso una notizia sportiva. Visto le deludenti performance del Montecopiolo Calcio, si è deciso di intraprendere una nuova avventura calcistica in campo femminile. Ma visto che l'allenatore è ancora Ceccaroni, non si nutrono speranze di vittoria.
Il mister si è comunque detto ottimista, ma soprattutto eccitato per questa nuova avventura. E per rimanere sempre nell'ambito sportivo, da indiscrezioni giunte nella redazione di Tela Marakmand, sembra che il titolare della macelleria, Lauro Podestà, abbia ultimamente fatto dormire la moglie fuori casa. Il motivo, sempre da indiscrezioni, sembra debba essere ricercato nel fatto che la Carmen abbia giocato nella squadra femminile di Villagrande indossando addirittura una maglietta rosso bordeaux con lo sponsor della macelleria avversaria Daniele e Isabella. Adesso una notizia di spettacolo. Stretto un nuovo accordo tra Baldo e la Proloco di Montecopiolo. È stato infatti deciso un programma comune. Si è deciso di ballare gli stessi giorni, la stessa ora e la stessa musica. Tanto lo shibar quanto in piazza. Tanto anche qua un sen come fosse là. Anche qua si sente come fosse là. E puttenda Baldo sballa sempre, che succede, succede. Questo non me ne vogliono i villeggianti, Visto la prevalenza di anziani villeggianti in questo comune, la Proloco di Montecopiolo ha già deciso che per il prossimo anno, oltre a passare gratis le penne, la crostata, la ciambella e le pizze, passerà gratis anche i pannoloni per gli incontinenti e l'adesivo per le dentiere. Allora, nuova tegola per Vasinto. Sembrerebbero infatti imminenti i traslochi della Pierina, della Katia dei Fiori e della famiglia Rossi. Il dottore ha consigliato alla moglie del Vasinto di non lasciarlo solo in vicinanza di bombole del gas, in presenza di finestre aperte o di armi di qualsiasi tipo. Drastica decisione dei mariti del comune di Montecopiolo. Quest'anno infatti, questi infatti hanno deciso di adottare un rigido coprifuoco per le proprie mogli. Alla base di questa sorprendente azione sembra esserci il timore per una nuova banda di ballerini playboy. Ad oggi gli unici certi di cui si conosce identità sono Fernandel, Elio Lattanzi e Gino Cicchini. Visto il pessimo suono delle campane della chiesa, Don Mario ha chiesto a Bastianino di poter montare altre campane sulla torretta della sua nuova casa per migliorarne il suono. Bastianino, sempre sensibile a queste iniziative, ha accettato di buon grado ed anzi si è reso disponibile per una bellissima iniziativa, installare qualche tornio nel circolo Aspi, così gli anziani potranno passare meglio il loro tempo. Nuova brillante iniziativa del benzinaio di Villagrande. Non contento della recente raccolta bollini della compagnia petrolifera API, il geniale Renzo ha provveduto a stampare i propri bollini. A posto dei consueti bollini api, ne verranno distribuiti altri personalizzati. Onde evitare falsificazioni, i suddetti bollini recheranno sul retro la scritta olografa. Tugna speech! E adesso concludiamo con una notizia di cultura. Come noto, in tutto il Montefeltro, nel mese di agosto, sono in corso numerose manifestazioni all'insegna della cultura. Il nostro comune, in contrapposizione a tale manifestazione, ha risposto con eventi di basso livello, di cui citiamo alcuni esempi. San Leo, concerto del più grande violinista del mondo, Salvatore Accardo e il suo quartetto. Montecopiolo, Fausto e la sua fisarmonica. Pian di Meleto, Palio dei Conti Oliva. Montecopiolo, corsa del coniglio all'interno della festa di Sant'Anna. Carpegna, mostra di pittura nel Palazzo del Principe. Montecopiolo, mostra di attrezzi agricoli nelle scuole medie. San Leo, lettura di versi poetici da parte dell'attore Sergio Castellitto. Montecopiolo, lettura dei numeri della tombola da parte della Fiorella. Inoltre, in tutti i paesi del Montefeltro si è svolta la manifestazione Sipario Ducale, alla quale Montecopiolo, chiaramente esclusa, risponde con gli Amarakmand e di loro spettacolo putoria totale.
polizia! Io la Maria! Estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar. Che cosa è successo qua? Questi sono stati pagati esclusivamente per cantare. Ho scelto i migliori e adesso nessuno vuole pronunciarsi. Adesso ho capito che cosa vogliono, per cortesia. Sì? Pedro, ma questo è Stadè? Mira il dito, Don Mario, non balamo, non balamo, non sono cantamo, no, no, non cantamo. Adesso ho capito che cosa vogliono loro, eh? Pedro, ma esto è Vin Santo! Valemo, valemo, cantamo!